vi starete chiedendo, ma che cosa ci fa a casa nostra oggi Rosanna Fudoli? Una sorpresa? Voi siete abituati a entrare, viaggivacanze.info che è in casa mia, e ci entrate di giorno, di notte, quando vi pare, gratuitamente, entrate nelle nostre news, negli articoli, dentro qualsiasi cosa e ci osservate, osservate la nostra redazione. E oggi vengo a casa vostra con uno speciale, Viaggi Vacanze si trasforma periodicamente, spero molto periodicamente, in uno speciale dedicato a destinazioni turistiche. Una destinazione oggi comincerete a vedere e capire da dove stiamo andando, dedicata alla Baviera, specificatamente alle Alpi Bavaresi. Ma a questo punto vi starete chiedendo, ma Rosanna dov'è? È in Baviera o è in Italia? E questo è una cosa particolarissima, perché sono in realtà a Milano, ma sono in Baviera. Sono al Kapuziner Platz di Viale Montenero a Milano, che è l'unico angolo veramente di Baviera presente qua dalle nostre parti. E quindi ci è venuto più facile ospitare la Baviera per un giorno a Milano, e adesso vi racconterò perché avremo anche degli ospiti, piuttosto che andare in Baviera. Direte voi, forse era sicuramente più divertente, ma il clima in questo periodo è un po' bizzarro. E allora, con tante immagini e con alcuni ospiti, andremo a scoprire la Baviera, anzi le Alpi Bavaresi, per una vacanza ed un'estate molto divertente. Venite con me, perché andiamo a trovare Heidi Bocar, una signora simpaticissima che con le ragazze del Kapuziner ha preparato delle magnifiche situazioni culinarie. Ed ecco che con uno scatto da leone, leone tipico bavarese, ne parleremo sicuramente poi con Heidi, arriviamo in quest'altra sala del Kapuziner Platz, perché Heidi ci ha preparato insieme alle ragazze e ai ragazzi del Kapuziner un po' di pietanze. Allora Heidi, intanto ci presentiamo. Heidi Bocar, la responsabile per il mercato italiano dell'ufficio del turismo della Baviera, quindi una signora che io conosco personalmente da circa 20 anni, ecco perché vi dicevo, per me Baviera è casa. E allora in questa casa la Heidi ci ha preparato tutta una serie di pietanze, quindi cominciamo questa nostra piccola incursione a casa vostra. Mettetevi comodi, cominciate a gustare qualcosa di buono. E che cosa c'è qui di particolarità, Heidi? C'è di tutto, tutti quei piatti merende speciali della Baviera, ma per prima cruscotte. Vero, cruscotte, questo è, bisogna sempre dirlo, nel momento stesso in cui si entra in un locale o si esce da un locale, e oltre a cruscotte qui siamo anche in un punto, in un tavolo particolare, ci stavamo dimenticando. Allo Stammtisch. Che cos'è? Un Stammtisch è una tavola riservata per i clienti abituali. E in Baviera si può sedersi ovunque si vuole in un ristorante al di fuori dello Stammtisch. Allo Stammtisch si deve prima chiedere se si può. Quindi magari sedersi. Trovi che nello Stammtisch c'è un signore particolare o una signorina graziosa e dici: io vorrei sedermi nello Stammtisch con lei, giusto? Si può fare? Sì, si può chiedere. Oppure ti siedi dove vuoi, perché è molto abitudine sia nelle birrerie all'aperto che nelle birrerie al chiuso quello di socializzare. Quindi dicevamo prima il discorso della Baviera è cordiale. La Baviera è cordiale, è molto socievole. Però torniamo a queste cose. Ma per esempio questa cosa buonissima che cos'è? Ah, questo è il simbolo del libero stato di Baviera, eh? Questo che cos'è? Allora, questa è una Leberwurst. E che cos'è? È una paté. Ah, un paté, ma quindi lo buonissimo. Spalmiamo su un magnifico bretzel. Raccontaci di questo bretzel. Sì, allora, guardate, questo bretzel è il simbolo di un monaco che fa così. Vedete? Questa è la forma della bretzel e si mangia tutto il giorno. Sì, sono buoni, fanno un venire un po' sete per il semplice fatto che comunque c'entra un po' di sale, ma ci sono anche quelli senza sale per evitare appunto di tirar su magari, non so, il colesterolo, anche se devo dire che il colesterolo davanti a questi piatti va a farsi una passeggiata in montagna, vero? Sì. E poi questi würstel? Questi sono i würstel bianchi della Baviera e questi si mangiano insieme alla senape dolce. Con il bretzel. Prima si mangiavano solo fino a mezzogiorno, oggi si può mangiarli tutto il giorno, ma se girate in Baviera vedrete tanta gente che verso le 11 la mattina mangia i würstel con senape, bretzel e una prima birra. Una prima birra? Adesso arriviamo anche alla birra. E nella pagnottina col coppolino che c'è? C'è i krauti. Ah, ecco, immancabili, giusto. Sì.
che si mangia. Quindi i crauti ce li mangiamo per colazione. Ecco, ricordiamo che un po' come tutte le abitudini dei paesi nordici, ma soprattutto in Baviera, tutto ciò che è legato al primo mattino è una bella colazione, quasi un nostro brunch, quindi una bella colazione abbondante, come vedete, fatta di queste cose. Quello cos'è? Dello speck, poi dei cetriolini, della panelli. Lo speck con formaggio, perché la Baviera del Sud soprattutto è il paese delle mucche, e latte, formaggi, ne abbiamo. Mucche bavaresi, ma anche arriva forse una birra qui? Ecco che arriva Stefania con una birra. Grazie. Grazie. Allora, una bella birra per cominciare la nostra giornata, un cin cin. Che birra è questa? Questa è la Weizen. Perché? La Weizen è una birra un po' frizzante, la tipica birra dell'estate, che si beve solo in quella forma di bicchieri. Ma in Baviera non si dice cin cin. Ah no, e allora? Ah, si dice Prost o Prosit. Allora, venendo Prost, con questi magnifici boccali, questi bicchieri per questo tipo di birra. Ma poi vediamo lì dei boccali che non sono dei boccali solo ed esclusivamente come potrebbe sembrare così da vetrina o da collezione, perché la gente se la beve tutta quella birra, perché mi pare che parte da 2 litri, vero? Sì, sì, ma normalmente non si beve da solo. Si beve in compagnia? In compagnia. Bene. Con tutti gli amici. E allora noi qui dal Kapuziner ci sediamo per raccontarvi la nostra Baviera, le nostre Alpi bavaresi. Ogni tanto magari ci mangiucchiamo qualcosa, perché il profumo è l'unica cosa che voi non sentite, ma che noi assaporiamo decisamente, per raccontarvi un po' di quello che è la casa di Heidi e quello che è anche un po' la mia casa da tanti anni, la Baviera. Allora, dicevamo Alpi bavaresi, noi ci siamo comodamente seduti a tavola, voi continuate a gustare con gli occhi le nostre prelibatezze, che dopo ce le gustiamo insieme anche noi. E Alpi bavaresi, perché questa zona della Baviera? Perché la Baviera già da tanti anni, devo dire da qualche decennio, ogni anno, ogni 2 anni, realizza un progetto speciale per promuovere una zona piuttosto che un'altra. Abbiamo fatto insieme tante cose con l'Heidi, allora abbiamo parlato di Baviera che parla italiano, negli anni un progetto molto interessante, soprattutto perché insomma l'ostacolo della lingua, e io qui mi riferisco anche a circa 15 anni fa, l'ostacolo della lingua era notevole. Noi tutti in Italia siamo più portati a conoscere l'inglese che il tedesco, e quindi arrivare in Germania e avere questo ostacolo poteva essere veramente un problema. E allora, siccome loro amano molto l'ospite italiano, perché siamo molto simili, ma veramente siamo cordiali alla stessa maniera e siamo molto amici, siamo simili proprio come tipologia di persone, allora a questo punto il progetto che parla la Baviera che parla italiano è questo progetto per far sì che non solo l'ospite italiano possa trovare personale che parla italiano negli uffici del turismo, negli alberghi, nei ristoranti, ma anche qualche piccola carineria, tipo, non so, il pane a tavola. Da loro non è abituale, mentre per noi è una cosa tipicamente italiana, quella di andare a tavola, qualsiasi cosa si mangi, trovare il pane. Oppure, non so, il progetto tanti anni fa, mi ricordo i romani in Baviera, e quindi parlando dei romani siamo arrivati in Baviera con tutta una serie di situazioni dedicate, mostre e cose di questo genere. Quindi oggi parliamo di Alpi bavaresi. Alpi bavaresi, si avvicina alla stagione estiva, è una destinazione, quindi una destinazione nella destinazione, una panoramica che va da un punto all'altro, dove ci sono dentro vette altissime, montagne splendide, laghetti di montagna, ma anche piccoli centri storici. Quindi, se vogliamo, non parliamo di una Baviera fatta di grandi città come può essere, non so, Monaco, o di grandi eventi, quindi pensando a Monaco per esempio l'Oktoberfest, ma parliamo di una Baviera molto ricca di particolari, di natura, di tutto quello che può essere una vacanza per famiglie, una vacanza per single, perché lì comunque le amicizie si trovano, magari appunto nonostante sia un po' particolare, e quella che può essere una vacanza così anche di relax, di benessere. Allora Heidi, partiamo con questa nostra maratona bavarese. Da dove partiamo quindi? Cominciamo con l'ovest della Baviera, l'Algovia è questa parte, e qui ne abbiamo 3 partner che si interessano per il mercato italiano.